Oggi nasce una nuova lista civica, Riccione Civica, che mette insieme non solo due anime diverse, ma mette insieme varie anime. E noi ci siamo conosciuti e apprezzati nell'attività consigliare e abbiamo deciso che era il momento per la città di fare un passo molto importante. Era il momento di creare un contenitore nuovo, aperto a tutte le esperienze che abbiamo avuto nella quale potessero confluire argomenti, proposte e persone. Un nuovo contenitore che si posiziona a Riccione in un posto in questo momento vacante, che è quello del confronto, che è quello della partecipazione e delle proposte per la città. Il focus di questa lista civica, Riccione Civica, è esclusivamente la nostra città. Chiunque si voglia impegnare per migliorarla, per aiutarla e partecipare all'attività della città è il benvenuto, indipendentemente dalle provenienze. Questa era la stessa cosa quando nacque sotto le elezioni Patto Civico a Riccione. Ho letto durante la conferenza le prime due righe della nascita di Patto Civico a Riccione ed erano la sintesi di quello che sta succedendo oggi qui. È un giorno importante per tutti noi, è un giorno importante perché creiamo un nuovo contenitore, un contenitore importante nel quale confluiscono le persone che hanno lavorato fianco a fianco in consiglio comunale e nella politica riccionese, e la dimostrazione che, conoscendosi, anche se ci sono diversità, quando l'interesse è la propria città, si può sicuramente sintetizzare un pensiero, si può arrivare a proposte e cercare soluzioni per un momento molto difficile nella nostra città. Un progetto che nasce a metà legislatura praticamente e che guarda quindi anche alla prossima tornata elettorale. È un progetto che guarda la città, guarda i metodi per cambiare e per sistemare una città che oggi vive una situazione molto difficile, una situazione emergenziale. Ormai sono di tutti i giorni lamentele, cosa che fino a poco tempo fa erano impensabili, quindi vuol dire che la situazione è veramente grave. Lamentele sullo stato della città, sul suo decoro, sullo stato urbanistico della città, sui suoi assi commerciali, sul commercio, che non dimentichiamo è in grande difficoltà, e quindi è il momento in cui bisogna cominciare a lavorare, a fare proposte, non solo sentire e lamentarsi, ma anche fare proposte e impegnarsi attivamente per poter migliorare la propria città. Oggi sì, ci portiamo la nostra esperienza, quella dei nostri collaboratori, quello del nostro attivismo, lo portiamo in Riccione Civica e lo vogliamo portare per il bene della città. Questo è un progetto che parte in un momento storico per questa città ed è un progetto di inclusione, ed è un progetto di condivisione, ed è un progetto che guarda molto lontano. Siamo a metà di una legislatura molto complessa, la città incomincia a evidenziare dei problemi importanti che noi abbiamo sottolineato anzitempo, da mesi e forse già da diversi anni, ma che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo bisogno di uno strumento nuovo, di una casa nuova, e noi abbiamo dato alla città oggi la possibilità di aprire una porta accogliente, una porta dove, come ho detto in conferenza stampa, noi avremo bisogno delle persone, di professionalità, avremo bisogno delle imprese, dei professionisti, della gente che ama questa città, che ci investe, che ci crede, che ci vuole continuare a scommettere. Abbiamo bisogno che i giovani partecipino, abbiamo bisogno insomma che quella che è la Civitas, quindi per questo Riccione Civica, torni ad essere al servizio di questa comunità, non più steccati vecchi che non servono chiaramente a costruire una sintesi costruttiva, ma invece il contrario, cioè idee che escono dalla sintesi delle tante anime di questa città, alcune purtroppo escluse, anche bistrattate in malo modo. E quindi l'idea di questo progetto, che arriva da un percorso politico fatto in consiglio comunale, che ci ha visti con gli amici di Patto Civico praticamente sempre concordi nelle analisi e nel voto finale i vari provvedimenti, ci ha fatto fare uno scatto di orgoglio andando oltre, guardando chiaramente solo all'interesse della città, dove abbiamo detto uniamo le forze in qualcosa di più importante, di più grande, e incominciamo questo percorso molto prima del rinnovo della prossima amministrazione, perché servirà tempo per un progetto così importante, per costruirlo con la città. Andrea Del Bianco e il Movimento 5 Stelle, immagino non sia stato facile anche fare questo passo.
Ma assolutamente no, io l'ho detto anche in conferenza stampa, c'è stato un confronto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Il movimento è stata un'esperienza che ha dato la possibilità a tanti di poter partecipare alla vita politica, guardando anche i mondi, quindi sia il locale che il nazionale, da punti di vista differenti, ma alla fine, come tutto, è uno strumento. Qualsiasi casa politica, se si spoglia dalle ideologie, è uno strumento, e noi pensiamo che per la città lo strumento giusto da qui ai prossimi anni sia il progetto che oggi abbiamo presentato, e sia Riccione Civica. Grande rispetto e grande collaborazione, siamo in ottimi rapporti con tutti quelli che continueranno a livello nazionale o negli altri comuni a collaborare col movimento, ma i gruppi di Riccione sono compatti e uniti in questo percorso. Siamo partiti col progetto civico nel 2017, era un progetto trasversale, un progetto di derivazione multipla e che guardava una prospettiva di città. Oggi quel progetto si ripropone in forma rinnovata, è un progetto di inclusione perché due anime del 5 Stelle entrano nella componente civica, e di apertura perché io, come ho accennato un mese fa, ho aderito a Italia Viva, sono esponente locale di Italia Viva col gruppo di persone che mi sostiene, e poi sostanzialmente però il progetto Riccione Civica è il progetto che sento mio, come sentivo Patto Civico quando nacque, e che sposo in pieno con Carlo e con gli altri due nuovi componenti, e con le quali vogliamo portare avanti insieme le iniziative sul territorio riccionese. Qual è la prima cosa di cui ha bisogno Riccione adesso? Riccione ha bisogno di fermare le biglie e pensare veramente a una rivoluzione. Non si tratta più di una evoluzione. Il prodotto Riccione per certi aspetti è sempre valido, ma c'è bisogno di una mossa di coraggio. Ecco, oggi forse quello che chiede riccionesi è una mossa assoluta di coraggio, e credo che partiremo un po' da questo, il coraggio di abbandonare schemi vecchi con il rischio nel credere negli investimenti, e soprattutto credere in un'amministrazione che favorisca gli investimenti, aiuti e supporti, non tanto come favore personale, ma supporti la crescita e la voglia di investire in città.